Ciao a tutti, io sono Luca e lui è il mio cavallo Benji. E oggi vi aiuterò a convincere i vostri genitori all'acquisto del vostro primo cavallo. Facciamo una precisazione: i tuoi genitori ti amano e vogliono il meglio per te. Ma renditi conto che avranno comunque delle obiezioni e dei dubbi a cui dovrai rispondere. Questo video ti aiuterà. Come primo consiglio che ti posso dare è che non basta aver fatto qualche lezione di equitazione per ritenerti esperto nell'ambito dell'equitazione. A tal proposito, guarda il video qua sopra. Quindi dedica il tuo tempo a leggere libri sull'equitazione e a fare esperienze in scuderia. Ad esempio, offriti di pulire i cavalli, risistemare la selleria e di fare tutti quei lavori che possono servire in scuderia. Fai vedere ai tuoi genitori che è veramente una cosa importante e non un semplice capriccio. Dimostra di essere maturo. Se hai degli animali domestici a casa, come cani, gatti, criceti, devi far vedere ai genitori che sai di potertene occupare. Se ti sei fatto regalare il cane, ma i tuoi genitori devono sempre occuparsi di lui, oppure ti devono ricordare di farlo, saranno perplessi all'acquisto del tuo primo cavallo. Dimostra maturità in ogni aspetto della tua vita, dall'andare bene a scuola, al sistemare la tua camera o a lavare le stoviglie o a lavare la macchina. Ricordati sempre di non farti ricordare dai genitori di fare qualcosa, ma prendi tu l'iniziativa. E rassicurali che continuerai a mantenere i tuoi impegni anche dopo che ti avranno comprato il cavallo. Analizza bene i costi, perché oltre all'acquisto del cavallo c'è anche il mantenimento, che è sempre un argomento ostico per i genitori. Se in famiglia è già uno sforzo farti fare qualche lezione, scordati per il momento di avere un cavallo tutto tuo. Potrai sempre sfruttare ogni occasione per migliorare nell'ambiente, finché non sarai economicamente indipendente. Se pensi di poter affrontare l'argomento soldi, puoi proporti di mettere da parte le tue paghette. Se sei abbastanza grande, puoi trovarti un lavoretto oppure lavorare per il maneggio in cambio di uno sconto sulla pensione. Ultimo consiglio: prendi in considerazione la fida. Per un genitore è la soluzione per capire se sei in grado di occuparti di un cavallo senza avere l'impegno di comprarlo. Per te è un buon banco di prova per capire se sei in grado di occuparti di un cavallo, senza però trascurare i tuoi doveri di studente e di figlio. In conclusione, continua a seguirci perché ogni settimana pubblichiamo un nuovo video che ti potrà aiutare a crescere.